Professore Marino, lei è uno dei 3.200 scienziati al mondo citati nella graduatoria dell'Istituto di Ricerca Thomson Reuters. È uno dei 55 italiani ed è l'unico calabrese. È sorpreso di questo? Sì, mi sono stupito di questo riconoscimento perché non me l'aspettavo, perché ho sempre lavorato cercando di portare avanti un po' di giovani che sono qui, per i più bravi che secondo me abbiamo avuto il corso di laurea in matematica in questi anni, ma non mi aspettavo una cosa di questo tipo. Poi in realtà negli ultimi anni abbiamo lavorato pure con dei matematici molto bravi cinesi, e devo dire, io sono stato con questi qui con cui ho imparato molto, e devo dire in questa classifica ci sono pure loro. In questa graduatoria i matematici italiani sono solamente quattro. Lei ha collaborato con studiosi di tutto il mondo. Ho lavorato con matematici polacchi, cinesi, americani, francesi, un po' con... E questo mi ha dato la possibilità di crescere, ecco, un pochino. In passato ha ricevuto proposte per andare a lavorare fuori Calabria, ma anche fuori Italia? Fuori Italia sì. Fuori Italia ancora ci avevo questa cosa all'Università dell'Alabama, negli Stati Uniti. Mi ho offerto, ma poi pure per lo stesso motivo non ci sono andato. Cosa l'ha frenata? L'amore per la terra, perché penso che chi lavora sodo, non c'è bisogno che sia estremamente bravo, ma chi lavora sodo, che ha voglia di fare le cose con onestà, deve fare lo sforzo di rimanere. Anche se esce fuori e c'è la strada piena di spazzatura, anche se vai in un ufficio e insomma, trova difficoltà, però se ce ne andiamo tutti quanti non gira più completamente, e questo non... Lei collabora anche con un'altra università fuori dall'Italia? Io sono stato invitato e ho accettato di far parte anche di essere professore aggiunto all'università di un'università araba a Jeddah, in Saudi Arabia, che si chiama King Abdulaziz University. La King Abdulaziz University è stata fondata con un budget di 50 miliardi di dollari. Noi qui facciamo una manovra in Italia, quando si fanno le manovre sono decine di miliardi per tutta l'Italia. Quella solo l'università è stata fatta con 50 miliardi di dollari. Lo Stato italiano cosa fa per l'università? Io spero che ci sia un cambiamento di rotta prima o poi, perché le persone, le nostre grandi persone di valore se ne stanno andando. Uno dei quattro italiani che è in questa classifica lavora negli Stati Uniti e non è qui. Questo è un peccato. Se dovesse parlare con Renzi, cosa chiederebbe per l'università italiana? La prima cosa da fare è di dare la possibilità ai giovani bravi di rimanere qui, perché ci guadagna l'Italia. Noi siamo passati dall'avere, avevamo una quindicina di assegni all'anno, io mi ricordo, per i giovani, ma quando ne abbiamo uno o due è finito. Cosa ne pensa di Renzi e del suo governo? Cambierà qualcosa per l'università? Direi che la prima cosa, onestamente, il primo impatto che ho avuto con Renzi è che mi è parsa una brutta copia di Berlusconi, perché il modo di circondarsi delle persone attorno, delle cose, il modo di fare, mi pareva una... Comincio ad avere un pochino di fiducia, devo dire. Ma vedremo come vanno le cose.